Un convegno insolito, ma al tempo stesso di grande interesse e attualità, quello proposto dall'Associazione Nuova Villa Canale. A 50 anni dal primo sbarco dell'uomo sulla Luna, ha infatti proposto un incontro non solo per ricordare quell'evento destinato a cambiare la storia dell'umanità, ma anche per discutere delle prospettive future. Tra i relatori, Ersilia Ingratta, ingegnere aerospaziale originaria proprio della frazione di Agnone, oggi in servizio alla base di lancio europea nella Guyana francese. La sua passione è nata così. Tutto è nato da una passione che avevo da piccola. Fin da piccola mi proiettavo fuori dal balcone per osservare gli aerei passare e da lì mi sono detta vorrei fare qualcosa che non stia con i piedi per terra ma un po' più con questa passione per gli aerei in primo luogo. E quindi così ho scelto ingegneria aerospaziale e poi con una serie di esami che erano più incentrati sulla parte spazio ho deciso di proseguire la carriera accademica con ingegneria spaziale. Penso che il sogno più grande per un ingegnere aerospaziale sia quello di lavorare nella base di lancio europea in Guyana francese, in Sud America. Attualmente Ersilia Ingratta ricopre un ruolo di responsabilità nel centro della Guyana francese. Si occupa infatti del lancio dei razzi dell'Agenzia Spaziale Europea. La mia azienda si occupa di previsioni meteo durante le fasi critiche della campagna di lancio, quindi da poche ore a prima del lancio, parliamo di lanci dei tre razzi europei che sono Vega, Ariane 5 e Soyuz, ci occupiamo anche dei sistemi di controllo e comando che permettono di inviare i comandi e di verificare i parametri al lanciatore quando è sulla rampa di lancio e poi ci occupiamo anche della localizzazione. Negli ultimi anni le missioni nello spazio stanno tornando d'attualità dopo decenni di flessione, ora invece si torna a parlare di una stazione spaziale sulla Luna. In tempi ragionevoli anche questo sogno è destinato a diventare realtà, ha detto Claudia Valeria Nardi, anche lei ingegnere aerospaziale in servizio al Guyana Space Center. Una base spaziale sulla Luna, diciamo che ci sono dei progetti in corso anche in un futuro molto prossimo, i primi risultati dovrebbero essere visti fra qualche anno, si parla di 5-6 anni. Ma quando l'uomo arriverà su Marte? Per ora i tempi appaiono prematuri, ma fino a un certo punto. E prima di tutto, prima di andare su Marte, bisognerà ripassare per la Luna.